Amici di Corse di Moto TV, 26 marzo 2024 è una giornata storica per il motorsport perché qui al Misano World Circuit Marco Simoncelli, Michele Pirro ha diciamo dato un seguito a un progetto che aveva già visto la luce qualche tempo fa, il 51 Racing Lab. Michele che affonda le sue radici non solo in quello che è la realtà motorsport piloti, ma prendendo sotto diciamo la sua chioma anche tutto quello che è giovani, lavoro, formazione, professionalità. Illustraci questo 51 Racing Lab. Diciamo che hai detto tante cose, quindi questo 51 Racing Lab è un proseguio di quello che è stato creato qui nello Square a Misano con il circuito, la fondazione ITS Maker e tanti altri partner che hanno contribuito alla realizzazione di questa scuola per meccanici che ha visto il primo anno 25 ragazzi, il secondo anno 75. Siamo proprio all'interno della, diciamo, dove loro poi fanno pratica, quindi all'interno dell'officina qui al Garage 51 a Misano. E il team è diciamo un po' il desiderio, il sogno di vedere, dare l'opportunità sia a dei piloti giovani ma anche a dei ragazzi giovani di intraprendere un mestiere e farlo con questo format che poi è completamente gratuito per i ragazzi mi riempie diciamo di orgoglio perché dare l'opportunità a tanti ragazzi e un giorno vederli magari nel motomondiale fare i meccanici e perché no anche qualche ragazzo fare il pilota sarebbe una cosa molto bella perché dal punto di vista sportivo sapete tutti quello che ho fatto e quello che faccio, ma contribuire anche sull'aspetto sociale è una delle cose che mi rende più felice. Ragazzi chiaramente che vengono selezionati perché insomma non si può proprio aiutare tutti, quindi vengono selezionati attentamente e vorrei ricordare che due di questi sono già al motomondiale, in particolare il mondiale MotoE, quindi hanno iniziato a Portimao con la prima tappa, quindi comunque si può toccare con mano, no? Lo sviluppo di questi corsi TS Maker, e a me piace sottolineare il fatto che ci siano anche dei docenti. Adesso io dico di tutto rispetto, ma in realtà si parla veramente di nomi altisonanti. Uno lo conosce benissimo perché è l'ingegner Palmerini, che tiene lezioni proprio qui ai corsi che avete ideato. Ecco, anche questo è un aspetto importante, cioè i docenti stessi vengono da quel mondo dove poi si vorrebbe mandare a lavorare questi ragazzi. Quindi c'è la realtà lì, il sogno è lì, ma è rappresentato in maniera veramente concreta. È il valore aggiunto di questo progetto perché come ho detto io come pilota ho fatto tanto, sto facendo comunque tanto, si può sempre migliorare, però è chiaro che sono più di 20 anni che corro e la soddisfazione più grande poi è mettere a disposizione quello che hai imparato per gli altri, per i più giovani, perché poi d'altronde se non lo facciamo noi, che comunque da questo sport abbiamo avuto tanto, chi lo deve fare? E quindi anche dal punto di vista della meccanica, dell'elettronica, avere dei docenti che comunque sono dei professionisti e di altissimo livello, credo che sia un ulteriore valore aggiunto. Quello che ci accomuna in questa cosa qui è la passione, perché tutti quelli che hanno sposato questo progetto, diciamo le persone del Gara 51, quindi i soci, la Confindustria Emilia Romagna, l'ITS Maker, il circuito che è sempre molto attento a queste cose sui giovani, abbiamo coinvolto dei professionisti e quindi insieme abbiamo creato un team di amici che comunque ci sta dando soddisfazione, perché vedere comunque tanti ragazzi avere un'opportunità così importante, è chiaro che non c'è lo spazio per tutti, però è la vita che è comunque selettiva, ma sicuramente ci sono i migliori e chi ha voglia soprattutto di mettersi in gioco, perché sappiamo come non è facile fare il pilota, c'è concorrenza in tutti i campi, in tutti i settori, quindi anche dal punto di vista dei meccanici, ma se uno ha voglia e vuole emergere, sicuramente questo è un progetto veramente ambizioso. Ce lo siamo detti molto spesso io e te Michele, no?
guardandoci indietro, beh, fosse esistito ai tuoi tempi, scusami se uso ai tuoi tempi che è un po' dico, però è così, no? Se fosse esistito ai tuoi tempi, sia per i piloti ma anche per i meccanici, una scuola, ma una possibilità di poter lavorare per quello che si vuole andare a fare, beh, sarebbe stata una bella mano. Tu questa mano non l'hai avuta, però è giusto, la stai creando pensando proprio, no, al tuo passato. Pensa se tu avessi avuto queste facilitazioni, no? Beh, è una mano veramente, perché lo sappiamo, motorsport ci vogliono i soldi e a volte non bastano neanche quelli, cioè li state veramente indirizzando, li state accompagnando. Come ho detto prima, alla fine sì, anche dal punto di vista sportivo hai tante soddisfazioni, io mi sono tolto tante soddisfazioni, però dopo, sai, la carriera comunque non è che puoi correre in eterno, e sicuramente contribuire o un giorno vedere dei ragazzi che sono arrivati qui con un sogno e magari un giorno arrivano al motomondiale, sia come meccanici perché se lo meritano che come piloti, credo che sia anche quella una grande soddisfazione. Quindi il risultato è questo, poi si può sempre fare meglio, ma ho cercato insieme a tanti amici di mettere assieme un gruppo che crede in dei valori importanti, e per me dare un'opportunità a tanti ragazzi giovani è la cosa che mi rende felice, mi fa stare bene e non mi pesa. È chiaro che non è semplice perché ho tanti impegni e comunque c'è la famiglia, tutto, però credo che sono cose che danno comunque tanta soddisfazione, e come ti ho detto, la soddisfazione più grande è vedere dei giovani che un giorno magari te li ritrovi nel motomondiale, che magari sono partiti da questa officina. Alcuni di questi ragazzi giovani in realtà li vedremo già impegnati tra qualche giorno a Dunlop C 2024. Perché? Perché ovviamente gli farete fare l'apprendistato nel team. Perché oggi è vero, si è parlato di 51 Racing Lab, ma in realtà all'interno di questa presentazione c'è stata anche, perdonami la ripetizione, la presentazione ufficiale del Garage 51 Racing Team, 4 moto, 4 piloti. C'era il team principal, Pier Antonio Del Turco, c'eri tu come team owner, ma proprio questi giovani saranno dentro i box. Ecco, una squadra, anche questa una scommessa, perché l'anno scorso sono in due, quest'anno sono in quattro, già raddoppiati, un australiano, Seth Crump, confermati Fruscione Paladino, c'è l'innesto di un super veterano, due volte campione italiano 600 come Davide Stirpe, anche quello è un altro progetto sempre pensato per piloti giovani, meccanici, quindi si riunisce sempre sotto quella filosofia. Sì, ci tengo molto a sottolineare che il Garage 51 Racing Team l'anno scorso è nato per dare l'opportunità a due ragazzi giovani. Abbiamo avuto Ferrari che ha fatto la prima gara, ha fatto la pole, ha rischiato di vincere comunque all'esordio del team. Ma dopo Ferrari c'è stata solo la prima gara perché per gli impegni con la Moto e i due ragazzi giovani erano un po' troppo acerbi anche per la categoria. Quindi quello che mi sono accorto è che il mio contributo andava bene, ma non facendo la stessa categoria non c'erano dei riferimenti. E quindi l'opportunità di portare a bordo un ragazzo come Stirpe, che comunque è un ragazzo due volte campione italiano, un ragazzo che fa parte del gruppo di Ducati anche lui come collaudatore, quindi un ragazzo che ha un'esperienza importante e quindi può essere lui diciamo il traghettatore dei ragazzi giovani. E devo dire che già dai primi due test gli è stato da stimolo, hanno già fatto quella cosa in più. E poi è arrivato l'australiano proprio negli ultimi giorni, sai, proprio dall'Australia al last minute. Ma questo perché? Perché abbiamo tre ragazzi sotto i 20 anni e quindi ci piace questa cosa qui, la cerchiamo di fare al massimo. E la scuola dell'ITS, diciamo, siccome è comunque votata verso anche il racing, se non fai le corse, sai, diciamo, perde un po' quel fascino. E quindi l'anno scorso è nata così per gioco, quest'anno gli abbiamo dato un'impronta ancora maggiore con quattro piloti. Ci sono già delle squadre formate, tutto, ma
portiamo a bordo dei ragazzi giovani della scuola, quindi avremo comunque dei 8 ragazzi della scuola che seguiranno le gare e faranno esperienza e in preparazione magari dell'anno prossimo, come hanno fatto i due ragazzi che adesso sono in Moto E. Quindi diciamo che il Racing Team è, diciamo, la base per iniziare a portare i ragazzi sia come piloti ad un livello professionistico, sia di metodo, di allenamento, tutto, ma anche dei meccanici che iniziano ad assaggiare anche la pista, perché questa è l'officina e la pista è comunque un ulteriore step e quindi è l'inizio del percorso. È un bello stage quello che gli offrite, perché comunque stiamo parlando di campionati di velocità, che tra l'altro dicevamo prima, quest'anno alla 600 vedi iscritti 43-45 piloti, quindi una categoria comunque molto molto qualitativamente parlando alta. Michele, ci vediamo in pista il 5-6-7 aprile, quando ci sarà la prima gara del Dunlop Chief. Tu sei impegnato chiaramente nella Superbike col Barney Spark Racing Team, ma con l'occhio vigile, no, sui quattro ragazzi e sul Garage 51 Racing Team. Sì, sempre, vabbè, il mio lo devo fare sempre, ma vediamo se riusciamo a contribuire a far crescere anche questo progetto, un progetto comunque partito per gioco, ma con delle basi molto importanti, e ci tengo a farlo al meglio con le persone che hanno creduto in questo progetto, perché sappiamo bene che è sempre importante la parte delle persone che contribuiscono a portare avanti questi progetti, e quindi li ringrazio e ci vediamo in pista. Domanda bruciapelo finale: Baratti, baratteresti una tua vittoria al CIF quest'anno con la vittoria di uno dei tuoi piloti in campionato della 600? Sì, perché no? Tanto ne ha già vinti tanti. Ciao Michele. Ciao ragazzi.